Ed eccoci alle opere filosofiche di Cicerone. Cicerone è importante per la sua azione di divulgazione della filosofia greca. Egli non segue una sola dottrina filosofica, ma di volta in volta sceglie quello che gli sembra migliore, che è più in linea con i propri valori e le proprie convinzioni. Quindi è eclettico e presenta nelle sue opere un metodo dossografico, cioè doxa significa opinione, cioè mette a confronto su un certo tema le opinioni di diverse scuole filosofiche. Quindi ha avuto una grande importanza come divulgatore di lingua latina del pensiero delle scuole greche, filosofiche greche, soprattutto di ambito ellenistico. Nei Paradoxa Stoicorum, operetta dedicata a Marco Giulio Bruto, noterete che tutte le opere sono scritte negli anni in cui si è ritirato dall'attività e si trova nella sua villa di Tuscolo. Egli dunque stesso ha lasciato il negozium e vive l'otium, che per i romani era il tempo libero, quello dedicato anche però allo studio, agli affetti, alla vita privata. Insomma, Paradoxa Stoicorum, dicevamo, una serie di tesi paradossali sostenute dagli stoici, dedicata a Bruto, è in realtà una illustrazione dei principi fondamentali dello stoicismo. Consolatio è un'opera non pervenuta. Cicerone consolava se stesso della morte della figlia Tullia, amatissima, egli rispetto allo stoicismo tradizionale che vedeva dopo la morte, un ricongiungimento del principio dell'anima dell'individuo, una sorta di scintilla a Dio, che è visto come un fuoco centrale e chiamato logos, ragione, quindi un annullarsi come goccia nel mare, come scintilla del fuoco dell'anima individuale, quindi un'immortalità sì, ma non dell'individuo. Cicerone, invece, seguendo lo stoico Panezio, che era uno stoico che aveva insegnato anche a Roma, propone invece la sopravvivenza delle anime oltre la morte, delle anime individuali, quindi spera di rivedere Tullia, e l'abbiamo visto anche nel De Repubblica, nel video dedicato al De Repubblica, e gli propone proprio una sorta di paradiso pagano per le anime dei giusti, dove si rincontreranno le persone amate. Ecco. L'Hortensius del 45 è andato perduto, ma è un dialogo famosissimo, era un protrettico, cioè una, come dire, incoraggiamento, un discorso di incoraggiamento alla filosofia, di incoraggiamento alla ricerca del bene e del vero. Ne parla Sant'Agostino nelle sue Confessioni proprio come una lettura fondamentale nella sua formazione quando era adolescente, perché lo infiammò proprio di questo amore della verità e del bene, che inizialmente cercò nella filosofia e poi Sant'Agostino trovò appunto in Dio. Accademica, ecco, gli Accademica, Priora e Posteriora sono due operette dedicate invece alla teoria della conoscenza, la gnoseologia. Segue la tesi degli scettici accademici, a noi è giunta parziale, secondo libro degli Accademica Priora e primo libro in parte degli Accademica Posteriora, scritti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Parlano della conoscenza, dicevamo, e del fatto che, essendo la nostra conoscenza basata sui sensi, ed essendo i sensi spesso limitati, spesso ingannevoli, spesso tarati diversamente da persona a persona, questa conoscenza che noi raggiungiamo non può dirsi universale né assolutamente certa. Insomma, lo scetticismo proponeva una tesi della conoscenza negativa, cioè non possiamo arrivare alla verità assoluta. Cicerone, risolve il problema con uno scetticismo moderato, cioè con una teoria probabilistica. Il probabilismo è una teoria secondo cui i nostri sensi sono sicuramente imprecisi, imperfetti, ma abbastanza affidabili. Non arriviamo a una verità assoluta, dunque, ma a una verità probabile, altamente probabile e comunque utile per la vita pratica, abbastanza affidabile, anche se non certa e assoluta. Definibus bonorum et malorum è un bel esempio del metodo dossografico di cui vi parlavo prima. L'opera del 45, dedicata a Bruto, in cinque libri si analizzano tutte le tesi, le teorie sostenute da epicurei, stoici, periplatetici, accademici sulla natura del bene e del male, quindi proprio una bella carrellata di doxai, cioè dossografia, opinioni delle varie scuole sul tema di cosa sia bene e cosa sia male.
Il Timeo era una traduzione perduta del Timeo di Platone. Molto importante le Tuscolane Disputationes, dove si discute della felicità. Sono ambientate a Tuscolo, come ci dice il titolo, e sono un dialogo cui partecipa lo stesso Cicerone con i suoi migliori amici e familiari. Si parla del tema della felicità e in generale si segue la dottrina stoica, che può dare la via per essere salvi nel dolore e per arrivare a una vita serena e virtuosa. Il primo libro, come vedete, è dedicato al disprezzo della morte. La morte non è come nell'epicureismo. Tra l'altro vi ricordo che Cicerone aveva curato comunque l'edizione del testo di Lucrezio De Rerum Natura, che è una traduzione, interpretazione dell'opera di Epicuro. Dicevo, tornando a noi, che nelle Tuscolane, invece della teoria epicurea, per cui la morte è semplicemente l'annullamento di qualunque elemento del, no del nostro corpo e della nostra anima, un dissolversi degli atomi, quindi è un'esperienza di totale annullamento che neanche ci riguarda, per gli stoici c'era la immortalità dell'anima, almeno la sopravvivenza della parte immortale dell'uomo, e quindi Cicerone propone, come abbiamo detto sopra, una visione della morte come un passaggio alla vita vera, eterna, quella dello spirito, e quindi non va temuta la morte. Il secondo libro è dedicato alla sopportazione del dolore. Gli stoici sanno che tutto ciò che accade ha un senso, perché tutta la nostra vita è dominata da un principio razionale e di bene, che è il logos. Quindi la nostra ragione ci dà la forza per accettare le prove che dovranno temprare la nostra virtù, il nostro carattere, la nostra resistenza al dolore, dunque è una palestra, un esercizio che ci permette di diventare più forti nello spirito e dunque dobbiamo sopportare il dolore con la ragione. Il terzo verte sulla guarigione dalle malattie, che sono le malattie dell'anima. Abbiamo detto che il dolore del corpo va sopportato. Le malattie dell'anima sono de dovute alle passioni, ai desideri. Come un po' l'epicureismo, anche lo stoicismo propone un distacco dalle passioni, una dominazione delle passioni a livello razionale, grazie alla ragione. E quindi nel quarto si tratta anche dei dolori che devono appunto essere dominati per raggiungere la serenità. La serenità è assenza di turbamenti, quindi né passioni e né farsi sopraffare dalle sofferenze. Il quinto e l'ultimo libro ci dice che questa serenità e questa ragione ci danno anche la condotta virtuosa che ci assicurerà una vita felice. De Natura Deorum e De Divinatione sono due testi in cui Cicerone, che pure è stato pontefice massimo, dimostra di non credere agli dèi. Egli parla anche qui mette a confronto le teorie, la visione degli dèi epicurea e stoica. Per gli epicurei gli dei non esistono, o se esistono non si occupano degli uomini. Cicerone si avvicina a questa idea. Parla anche però dell'idea che il vero Dio dovrebbe essere il logos degli stoici. E nell'un caso o nell'altro, comunque, egli dichiara che dunque la religione, cioè l'insieme delle pratiche, dei sacrifici, sono del tutto indifferenti agli dèi o al logos. A cosa servono dunque i rituali della religione? Sono uno strumento politico, uno instrumentum regni, sono qualcosa che è utile a mantenere il controllo sulle masse. Infatti, la religione rende le masse compatte perché gli dèi proteggono la città e quindi in qualche modo le persone sono legate nel culto degli dèi anche al rispetto della città e delle sue leggi e quindi sono un ottimo strumento per tenere l'autorità e controllare le masse e anche dare un collante sociale, come dire, un'identità. Nel De Divinatione, in due libri, Cicerone parla con suo fratello Quinto e mentre Quinto crede ai presagi, ai sogni premonitori, all'attività degli aruspici e degli auguri, Cicerone dice che sono tutte falsità. Ma ancora una volta la religione è uno strumento del potere politico. Infatti, egli dice che spesso gli aruspici, gli auguri, hanno interrotto delle votazioni con la scusa di qualche presagio negativo, semplicemente perché la votazione non andava nel senso gradito al Senato. E quindi, insomma, strumento del
del potere politico. Cato Maior de Senectute è un dialogo piuttosto famoso e il protagonista è Catone il censore, 84enne, che dice ai suoi giovani amici, Lelio e Scipione Emiliano, amici e avversari, a dire il vero, che la vecchiaia non è assolutamente un male, anzi è l'età della saggezza, siamo più liberi dalle passioni e dai sensi, siamo vicini alla nostra al trapasso verso l'immortalità, cioè la morte non è un male, ma anzi è l'accesso alla vera vita. E dunque la vecchiaia è una lode della vecchiaia, un momento di soddisfazione. Ecco, nel De Fato abbiamo solo pochi frammenti, parlava del libero arbitrio. Cicerone crede fortemente nel libero arbitrio e non nella necessità e nel fato. Del resto gli stoici dicevano che l'uomo virtuoso e razionale in qualche modo è in armonia con le leggi che chiamiamo del destino, perché la ragione umana e la ragione dell'universo e della realtà sono un tutt'uno. L'Elius de Amicizia, anche questo un testo molto famoso, dedicato ad Attico, un carissimo amico, si immagina sia avvenuto sempre nell'ambito del circolo degli Scipioni, come il De Repubblica, come il De Senectute, e parla dell'amicizia che ha come fondamento non l'interesse, non la gelosia, non la falsità, ma veramente una libera condivisione del bello della vita, un rispetto, un affetto puro, l'unico affetto puro da ogni passione e veramente liberatorio. Qui Cicerone segue per una volta la teoria epicurea, perché gli epicurei appunto dicevano che tra i sentimenti umani l'unico veramente liberatorio e rasserenante è quello della sincera amicizia. De Officiis, un trattato in tre libri sulla morale dedicata al figlio Marco, che in quel momento studiava in Grecia. Nel primo libro si definisce ciò che è onesto, cioè ciò che si fonda sulle virtù umane della sapienza, della giustizia, della fortezza e della temperanza, e quindi non farai agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, e la famosa formulazione giuridica della giustizia, cioè Neminem ledere, non far del male a nessuno, e suum cuique tribuere, dare a ciascuno il suo, cioè riconoscere a ciascuno la sua parte. Ecco, questo è il fondamento della giustizia. Invece nel secondo libro si parla dell'utile, e solo in via astratta Cicerone dice che l'utile va contro il buono e l'onesto, perché in realtà, e qui torniamo alla dottrina stoica, si deve trovare il giusto equilibrio tra ciò che è bene per me come individuo e ciò che è bene anche per l'altro. La mia libertà, il mio bene, che si ferma dove c'è il bene e la libertà degli altri, deve essere un equilibrio, un principio di equilibrio che concilia dunque l'onesto con l'utile e deve trovare la felicità e l'equilibrio tra questi due elementi. Quindi, l'utile reale razionalmente non può entrare in contrasto con l'onesto. Due parole sulla raccolta delle sue lettere, che sono importantissime per conoscere la vita di questo importante uomo politico, per conoscere la sua famiglia, il contesto storico, le tante vicende in cui è coinvolto, e anche per apprezzare uno stile più quotidianus, più libero, più fresco, meno impostato. Che appunto nelle epistole noi vediamo uno stile più vivace e più fresco, ecco. 864 lettere, delle quali 90 sono di risposta, 4 raccolte ai familiari in 16 libri. Familiares vuol dire gli amici intimi e proprio la gente di famiglia. Ad Attico, il suo migliore amico, in 16 libri, editore di molte sue opere e quindi è il più corposo. Ad Quintum Fratrem, al fratello Quinto, in cui dà anche molti importanti consigli politici, e a Marco Bruto, il cesaricida, di cui però non siamo sicuri se siano lettere originali. Ecco. Abbiamo così concluso la disamina delle opere di Cicerone. Buono studio, ragazzi!